Buon pomeriggio e bentrovati a questa prima edizione del TG6. In apertura un'ampia pagina di cronaca. Partiamo dall'omicidio Neri, perché sono custodite all'interno della caserma dei carabinieri di Rancitelli le due automobili, due SUV sequestrati ieri alla famiglia Lamaletto da parte degli investigatori che cercano di dare un volto e un nome al killer di Alessandro Neri, 28enne di Spoltore, ucciso lunedì della scorsa settimana e ritrovato poi il giovedì successivo all'interno di Fosso Vallelunga. Vediamo insieme il servizio di Jacopo Forcella. Gli inquirenti continuano a scavare nelle pieghe della vita familiare di Alessandro Neri e soprattutto nei rapporti interpersonali e patrimoniali dei Lamaletto. Ieri pomeriggio i carabinieri sono arrivati nella villa dei nonni materni a Giuliano Teatino, dove abita anche il cugino di Alessandro, che porta lo stesso nome del capostipite Gaetano. Hanno sequestrato un Audi Q7 che sarebbe in uso anche al ragazzo, attualmente irreperibile, forse in Venezuela. Gaetano Junior infatti ora gestisce la tenuta Feuduccio, dove prima lavoravano anche Alessandro e la madre Laura, prima di essere estromessi. Tra Alessandro e il cugino ci sarebbero stati diversi screzi in passato, circostanze che i carabinieri vogliono approfondire meglio. Sempre nella tenuta Feuduccio di Orsogna, gli inquirenti hanno sequestrato un altro SUV di lusso, una Mercedes. Le due automobili saranno sottoposte ad accertamenti tecnici per appurare chi le abbia utilizzate negli ultimi giorni. Nel frattempo, attraverso la Guardia di Finanza, sono stati avviati anche accertamenti patrimoniali sui Lamaletto, con perquisizioni e acquisizione di documenti. La Procura di Pescara vuole ricostruire la storia patrimoniale e gli assetti societari dell'azienda di Orsogna, fondata da nonno Gaetano, tornato nel suo Abruzzo dopo aver fatto fortuna con la produzione di mattonelle in Venezuela. Anche ieri i genitori del 28enne di Spoltore sono stati ascoltati da magistrati e carabinieri per un paio d'ore. Tutto farebbe pensare che sia la cerchia familiare la pista privilegiata per dare un volto e un nome commovente al killer di Alessandro. Come ha confermato l'autopsia, il ragazzo è stato vittima di una esecuzione avvenuta lunedì della scorsa settimana. Due i colpi di pistola semiautomatica di piccolo calibro che lo hanno raggiunto al fianco sinistro e alla testa, dal basso verso l'alto, come un colpo di grazia. Il posto dove è stato ritrovato il cadavere di Alessandro il giovedì successivo, dentro Fosso Vallelunga, è a metà di una viottola di campagna ad un chilometro dal cimitero di San Silvestro. Il che farebbe pensare che a compiere l'omicidio sia stata una persona del posto, uno che conosceva bene quei luoghi isolati e poco trafficati. Andiamo avanti con la cronaca. Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione sono i reati per i quali è stato disposto il sequestro preventivo di due appartamenti di Montesilvano. La misura è stata emessa dal GIP di Pescara Elio e Buongrazio su richiesta del pubblico ministero Rosangela Di Stefano nei confronti di un transessuale 31enne di origine colombiana. L'indagine, curata dalla squadra mobile della questura di Pescara, è partita dalla denuncia a carico del transessuale locatario di due appartamenti a Montesilvano in via Venezia Giulia e in via Lucania, in cui ospitava in subaffitto suoi connazionali, tutti transessuali, dietro la corrisponsione in nero di 350 euro a settimana da ciascuno dei subaffittatari. Dagli accertamenti e dalle testimonianze è emerso che le abitazioni erano utilizzate come vere e proprie case d'appuntamento. Inoltre il transessuale colombiano aiutava i suoi connazionali, prima di partire dal loro paese di origine, a predisporre i documenti necessari per il loro ingresso in Italia. Andiamo avanti adesso. All'alba di questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Teramo hanno arrestato 11 persone appartenenti ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Gli arrestati, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, sono residenti nella zona che va da Martinsicuro a Porto Sant'Elpidio. La droga arrivava direttamente da Napoli, da qui il nome dell'operazione Stai Senza Pensieri. Il servizio è di Tania Bonici Castelli.
Eccoli gli 11 arrestati, tutti tra i 20 e i 30 anni all'alba di questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Teramo, che hanno sgominato così un'associazione assai radicata sul territorio, finalizzata al traffico di stupefacenti, che spacciava al dettaglio nella zona compresa tra Alba Adriatica, Martinsicuro, San Benedetto del Tronto, Chiaravalle e Falconara Marittima. Sequestrati 2 kg di cocaina e 5 kg tra hashish e marijuana, una pistola e 230 proiettili di vario calibro. La droga arrivava direttamente da Napoli e a Gomorra è ispirato il nome dell'operazione Stai senza pensieri. In carcere sono finiti Vincenzo Saracino di Napoli, Marigen Abdurrahmani, albanese residente a Martinsicuro, Daniele Malafronte, residente a Porto Sant'Elpidio, Elio Cela, albanese residente a Grottammare, Pasquale Starita di Martinsicuro, Nicola Frugulietti, residente San Giuliano di Campania. Ai domiciliari invece Mario Iorio di Martinsicuro, Francesca Di Cristo di Porto Sant'Elpidio, Marco Basso, residente a Falconara Marittima e Leonardo Ortensi di Chiaravalle. No, non è una puntata di Gomorra, anche se è un intercalare molto usato dal appartenente all'organizzazione, quindi abbiamo ritenuto giusto dare questo appellativo, questo titolo a questa operazione che nella giornata di oggi ha consentito di disarticolare questo sodalizio criminale costituito da elementi sia di origine campana che elementi del luogo e alcuni albanesi, alcuni stranieri presenti sul territorio della provincia di Teramo, di Ancona e di Fermo, dediti al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Abbiamo disarticolato questa organizzazione che nell'arco di 9 mesi, da quando abbiamo iniziato le attività di indagine ad oggi, ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, quasi 3 kg di cocaina, 4 kg di marijuana e hashish, e abbiamo sequestrato anche quasi 10.000 euro di soldi in vario taglio provento dell'attività di spaccio, un revolver e del munizionamento. L'organizzazione si muoveva, come le dicevo, nelle Marche e nel territorio abruzzese e aveva come base logistica il comune di Martinsicuro, da dove poi veniva spedita e distribuita la sostanza stupefacente ai vari elementi presenti sul territorio di Grottammare, di Porto Sant'Elpidio, quindi per poi essere la droga smerciata nei locali notturni e nelle diciamo, normali attività delinquenziali del territorio. Andiamo avanti adesso alla pagina politica. Giorgio D'Ignazio smentisce le voci che vorrebbero un suo ingresso in giunta nella maggioranza di governo regionale dopo le dimissioni presentate da Gerosolimo e Di Matteo. Intanto l'assessore regionale Silvio Polucci definisce realtà aumentata e retroscena giornalistici sul risico della giunta. Sentiamo il servizio. Le ipotesi di scomposizione dell'esecutivo regionale sono ricostruzioni da realtà aumentata con intuizioni suggestive di stampa. E quanto dichiara in una nota l'assessore della regione Abruzzo Silvio Paolucci, commentando i rumors che vorrebbero grandi manovre nella giunta dopo la lettera di Gerosolimo e Di Matteo, con il presidente che avrebbe già deciso la exit strategy. Ogni decisione verrà presa collegialmente dalla maggioranza di centrosinistra che sostiene la giunta regionale, continua Paolucci, smentendo così quanti vorrebbero salva la posizione di Gerosolimo e della sua lista civica, sebbene abbia manifestato apertamente il suo dissenso, l'ingresso, anzi il ritorno di Mazzocca sempre in giunta assieme all'appoggio di Giorgio D'Ignazio, naturale proseguzione del percorso che lo ha visto candidato con la civica popolare della Lorenzina all'interno del centro-sinistra nelle passate elezioni politiche. Proprio il consigliere all'opposizione in consiglio regionale allontana da sé ogni illazione e afferma di non voler fare la stampella di nessuno. Inviterei chiunque dà queste notizie alla stampa di finirla, perché non sono merce di ricatto. La maggioranza deve trovare al suo interno i numeri per poter governare. Quando presenterà delle leggi che fanno, a mio avviso, il bene del nostro territorio, sarò lì a fianco a votarle. Quando invece queste non le ritengo giuste, non lo voterò. Ma adesso basta veramente. Continuiamo con la politica regionale. Il presidente della giunta Luciano D'Alfonso ha illustrato questa mattina a Pescara 10 interventi previsti nel master plan per un totale di 36 milioni di euro di finanziamento. Sentiamo Paolo Renzetti. Sono risorse straordinarie che stanno all'interno del master plan, che oggi entrano nella contabilità
pubblica degli enti incaricati di appaltare. Sono circa 21 milioni di euro per Passo Lanciano, risorse attese da 25 anni, da 30 anni. Noi abbiamo assegnato queste risorse alla bravissima ARAP affinché appalterà velocemente, dopo l'idonea progettazione già curata, così come gli altri interventi riguardanti tutti i comuni per i beni culturali, da Civitella del Tronto, 4 milioni di euro, alla casa di Silone a Piscina, al palazzo a Tagliacozzo, al parco didattico del Lavino, tematizzato giustamente anche da coloro i quali hanno per compito costituzionale attività di accertamento. Tutta questa attività finanziante porterà cantieri e poi porterà opere pubbliche idonee per rendere più attrattivo e funzionante l'Abruzzo. Con oggi non c'è più scusa. Gli enti pubblici incaricati devono procedere alle gare d'appalto. Abbiamo anche fatto qualche mese fa un incontro con la Corte dei Conti e con la Ragioneria Generale dello Stato per spiegare che con una delibera CIPE si può partire con le gare d'appalto. Ma oggi abbiamo firmato gli atti di concessione finanziaria. Praticamente nelle ragionerie comunali, provinciali e di ARAP si conferisce l'idonea titolarità finanziaria. A questo punto possono contrarre e possono finalmente dare vita a quelle attività mai per quanto mi riguarda, che sono i cantieri. E torniamo a Teramo. Questa mattina si è tenuto un sit-in di protesta sotto l'ufficio regionale della ricostruzione da parte di tanti cittadini ancora sfollati dopo 2 anni dal terremoto. Sono circa 5.000 le persone che non riescono a rientrare nelle proprie abitazioni a causa delle lungaggini tecniche burocratiche che non sono più tollerate. Sentiamo. Tanti cittadini teramani sfollati che si sono dati appuntamento per un sit-in sotto la sede dell'ufficio della ricostruzione a Teramo. La loro è stata una protesta accorata. Dopo quasi 2 anni dal terremoto, la ristrutturazione delle loro abitazioni non solo non è mai iniziata, ma le pratiche non sono state ancora istruite, eppure i fondi ci sono. Stiamo protestando fondamentalmente perché questo ufficio della ricostruzione non parte, non decolla, non dà la possibilità sia ai professionisti che a tutte queste persone che stanno fuori casa di avere una speranza di rientrare dentro la propria casa nei tempi più brevi possibili. I progetti sono fermi, l'ufficio della ricostruzione non dà le risposte sia ai professionisti che presentano le domande, ma sia i cittadini, i semplici cittadini che vanno lì a fare delle semplici domande su quanto la casa gli verrà ricostruita. Questo ritardo a chi bisogna attribuirlo? Ma sicuramente all'ufficio della ricostruzione. L'ufficio della ricostruzione non ha formato sufficientemente forse i nostri professionisti che trovano delle difficoltà nel presentare le pratiche. Non c'è neanche una trasparenza, perché ci sono pratiche che sono state effettivamente già attivate, ma che riguardano soprattutto le attività produttive, con tutto il rispetto per chi ha perso un'attività produttiva, ma qui c'è gente che è negli alberghi dopo 2 anni ancora. Intanto sono quasi 5.000 teramani che vivono fuori casa dall'agosto del 2016. I cittadini denunciano soprattutto la disorganizzazione evidente dell'ufficio regionale della ricostruzione, aperto solo un giorno a settimana e perennemente sotto organico, difficoltà che non vengono negate nemmeno dal direttore della struttura, Marcello D'Alberto. Ingegnere, la gente ha bisogno di risposte, i teramani hanno bisogno di risposte, voi cosa dite? Noi possiamo dire ai teramani, ai quali va tutta la mia solidarietà, che stiamo lavorando per loro, non solo per i teramani ma anche per gli aquilani e pescaresi, per tutta la regione Abruzzo che è stata naturalmente interessata dal sisma 2016-2017. Accade questo, noi come ufficio ci siamo organizzati, ci siamo strutturati e naturalmente contiamo nel breve tempo di raddoppiare in termini di risorse umane, di passare dai 23 a 40-45 risorse umane. Cambiamo argomento. Tavolo di lavoro a Pescara nella sede della Regione Abruzzo di via Passo Lanciano per discutere dell'avvertenza dei lavoratori della Travaglini Logistic di Atessa, siamo in provincia di Chieti, azienda che si occupa della logistica e dei trasporti per conto della Honeywell, lo stabilimento di turbocompressori della multinazionale americana che ha deciso di smantellare proprio il sito della Val di Sangro. Travaglini ha annunciato
annunciato 33 esuberi, pur avendo una diversificazione del prodotto per Travaglini, Honeywell ricopriva oltre il 50% del lavoro complessivo. E allora vediamo insieme l'intervista a Davide Labrozzi, segretario provinciale della FIOM CGIL di Chieti, e Achille Di Sciullo, segretario della UILM Pescara Chieti. Oggi in Regione a Pescara c'è questo importante tavolo di lavoro per parlare del destino dei 33 lavoratori della Travaglini Logistica che fino a poco fa lavorava per l'indotto della Honeywell. Ora non c'è più questa possibilità. Labrozzi, quali sono le alternative e cosa ne sarà di questi 33 lavoratori? La Travaglini subisce un danno enorme perché non, pur avendo una diversificazione del prodotto, Honeywell ricopriva oltre il 50% del lavoro diciamo così, a loro affidato. Quindi questo cosa significa? Significa che oggi la Travaglini denuncia 33 esuberi, quindi tutte le persone che erano impiegate sulla commessa Honeywell, e noi siamo chiamati a dover gestire, diciamo così, la partita dei licenziamenti. Il nostro obiettivo è quello di mettere nelle condizioni insieme alla Regione Travaglini di poter trovare, ricercare una nuova commessa, e stabilendo un percorso di prelazione, di diritto di prelazione per tutte le persone oggi impegnate, e quindi queste, le persone che noi, diciamo così, saremo chiamati oggi a dover governare come persone identificate, diciamo così, con il termine esubero, cercheremo in un certo qual modo di tenerle dentro passando per la NASPI, che è un ammortizzatore sociale, e in attesa che arrivi altro lavoro. Nelle ultime ore sembrano esserci spiragli positivi per la Honeywell, ci sarebbero, lo ha confermato anche il vicepresidente della regione Lolli, degli imprenditori abruzzesi e anche italiani interessati a rilevare il sito. Abbiamo letto e sentito questo, vedremo nei prossimi mesi cosa succede, se sarà vero, che noi ci auguriamo che sia vero questo, ci saranno dei tavoli e vediamo di cosa si tratta. Andiamo all'Aquila, illustrato dal Comune il piano per la mobilità elettrica, più veicoli elettrici e più colonnine per la ricarica. Sentiamo Daniela Rosone. Più colonnine e bus elettrici. L'assessore comunale Carla Mannetti ha illustrato il progetto di mobilità. Il 28 febbraio infatti è stato approvato e finanziato dal CIPE il progetto di mobilità elettrico messo a punto dal Comune per portare l'Aquila dei livelli delle città del Nord Italia per quanto riguarda l'ecosostenibilità dei servizi cittadini. Nella classifica delle città smart l'Aquila è seconda nel centro-sud e prima in Abruzzo, ha detto l'assessore Mannetti. Il nostro obiettivo è quello di far sì che in città circolino sempre più veicoli elettrici, sia nell'ambito del trasporto pubblico che in quello privato. Il Comune, sulla scia di quanto iniziato dalla precedente amministrazione, ha stanziato così 3 milioni tra fondi comunali e finanziamenti per i progetti SUS, Sviluppo Urbano Sostenibile, e Restart Abruzzo. A questa somma si aggiungono 5 milioni e 700 mila euro che il CIPE ha concesso per la realizzazione di questo progetto. Un progetto che prevede di mettere in comunicazione mediante 18 piccoli autobus elettrici, 5 acquistati con i fondi SUS e 13 con fondi CIPE, la stazione, il centro commerciale L'Aquilone, l'ospedale San Salvatore, terminal di Colle Maggio e stazione di Paganica. Ci saranno 42 colonnine per la ricarica delle auto, 6 stazioni di ricarica dei minibus e 27 punti di ricarica per biciclette elettriche. 1 milione di euro è la cifra stanziata di cui potranno beneficiare i commercianti, gli imprenditori e tutti i professionisti le cui attività hanno sede in centro storico. Diverso il discorso per i tassisti. Abbiamo ritenuto giusto coinvolgere tutti i tassisti operanti nel comprensorio, ha detto l'assessore Mannetti. Tutti i privati interessati a dotarsi di un veicolo elettrico dovranno però attendere. L'azione di coinvolgimento dei soggetti produttivi privati avrà inizio infatti nel 2019. Sarà reso poi ecosostenibile anche il lavoro della Polizia Municipale, il cui parco macchine verrà dotato di 10 veicoli elettrici. Nonché l'utilizzo della tratta autostradale dal momento che saranno collocate con le linee di ricarica a ridosso delle uscite dell'Aquila Est e Ovest. Per quanto riguarda il bike sharing, i punti di ricarica delle biciclette saranno 270. Ogni punto potrà ospitare 10 bici. Noi abbiamo appunto presentato al CIPE, a valere sui fondi Restart, un piano per la mobilità elettrica della città dell'Aquila. Il CIPE lo ha approvato il 28 febbraio, ci ha concesso un finanziamento di 5 milioni e 7, che si va a sommare ad altre azioni che avevamo già individuato all'interno del piano dello sviluppo urbano sostenibile e anche diciamo
trasformazioni previste nei fondi del bilancio comunale. Adesso apriamo la pagina dello sport. Ieri il Pescara ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida di domenica pomeriggio al Partenio Lombardi contro l'Avellino. Tanti gli assenti alla ripresa, oltre a Campagnaro e Proietti, non si sono allenati Falco, Balzano, Perrotta per un affaticamento muscolare, Mancuso per un'infiammazione tendinea, Fiorillo per una contusione, Coda per un'infiammazione al ginocchio. Oggi seduta pomeridiana per gli uomini di Epifani che sperano di uscire dal momento negativo. Nell'intervista andiamo ad ascoltare il difensore biancazzurro Marco Perrotta a caldo subito dopo la gara. Tu sei tra l'altro un ex, domenica si gioca questa gara al Partenio Lombardi, vi attende un'autentica battaglia contro una squadra che vorrà cercare di riscattare la sconfitta con la Salernitana. C'è preoccupazione nell'ambiente dopo queste due sconfitte anche per questa squadra che mentalmente non sembra molto ben, in questo momento molto tranquilla. Tu come difensore del Pescara, come giocatore, come abruzzese pescarese acquisito, cosa ti senti di dire ai tifosi soprattutto? Ma io è difficile sempre parlare in queste situazioni perché comunque non è facile, siamo in un periodo difficile, è andata male. Però io credo che da adesso basta chiacchiere, ne abbiamo fatte fin troppe, ora dobbiamo metterci con la testa e affrontare queste ultime partite alla grande perché ora è il momento di salvarci. Se finora si è parlato di playoff, non playoff, ne abbiamo sentite tante, ora basta. Credo che da me, io sono il primo a farmi un esame di coscienza stasera e credo che è arrivato il momento che devono farselo tutti perché di chiacchiere, ripeto, se ne sono fatte fin troppe, ora bisogna darsi una mano tutti e uscirne tutti insieme perché credo da me fino al ragazzino che è venuto in prestito, che a fine giugno è andato via, perché qui ci stiamo giocando il pane per le nostre famiglie e quindi basta scherzare, basta fare queste figuracce. Dobbiamo andare al 110% perché credo che ce lo meritiamo. Sono parole importanti queste da parte tua, ti chiedo un'ultima cosa prima di lasciarti andare, cambiare modulo in 3 giorni vi ha creato sicuramente dei problemi, anzi voi in una settimana siete passati dal 4-3-3 al 4-2-3-1 al 3-5-2, come si fa ad assorbire tutti questi cambiamenti in così poco tempo? Ma io non credo sia una questione di modulo perché se ognuno di noi dà il massimo non credo si affrontino questi problemi. Io per il bene del Pescara sono disposto anche a stare in panchina, a fare guardiline, non lo so, però spero che il Pescara torni a giocare bene e torni a vincere. Ora ripeto, dobbiamo metterci tutti sotto perché non è questione di modulo, ma è questione di cattiveria e di impegno e di tutto, quindi da domani dobbiamo andare ancora di più. Atmosfera calda ad Avellino con i biancoverdi prossimi avversari del Pescara che però non se la passano tanto meglio rispetto ai biancazzurri. Ieri infatti c'è stata una contestazione al Partenio Lombardi, un gruppetto di tifosi, state vedendo le immagini, presenti nella tribuna Montevergine nel corso dell'allenamento pomeridiano sostenuto dall'Avellino, ha preso di mira il tecnico Walter Novellino insultando e chiedendo a gran voce le sue dimissioni. Il tecnico di Montemarano ha reagito alle accuse, come state vedendo, avvicinandosi al settore prima di essere spinto via da Morosini e dal suo staff. Clima torrido dunque dopo il KO nel derby contro la Salernitana, sarà una partita importante per entrambe le formazioni. Chiaramente il Pescara deve tornare a fare punti per tirarsi fuori da una situazione che altrimenti può diventare davvero complicata, avvicinandolo sempre di più alla zona play-out. Andiamo avanti adesso per vedere la Serie C. Il centrocampista del Teramo Giovanni Graziano nel corso della conferenza stampa è tornato sull'occasione avuta domenica sera contro il Sant'Arcangelo e guarda adesso alla prossima sfida contro l'Albino Leffe con i bergamaschi in crisi nera di risultati. Il mediano biancorosso però non si fida e spera in una grande prestazione del diavolo. Sentiamo. L'ho rivisto, secondo me
ho avuto la pecca magari di volerla incrociare, volerla angolare, forse dovevo colpirla piena. Diciamo che ero anche quasi convinto di segnare, però non è andata bene. Girerà la fortuna, speriamo, di nuovo dalla mia parte. Domenica ci è mancato forse magari quella cattiveria sotto porta, io per primo, per far entrare questa maledetta palla, anche perché le occasioni obiettivamente le abbiamo avute. Nel secondo tempo poi magari è prevalsa un po' la stanchezza, magari anche un po' la paura, perché era una partita in cui ci giocavamo tantissimo, tutte e due le squadre. Poi comunque secondo me il Sant'Arcangelo ha fatto una partita attenta, ordinata. Comunque sì, secondo me ci manca quel pizzico magari di cattiveria sotto porta per buttare dentro la palla. E sono contento adesso. Comunque sto trovando continuità dopo un periodo difficile, anche perché quando è arrivato il mister ho trovato difficoltà per un po' di partite, non ho giocato, poi sono entrato a partite in corso, poi fortunatamente partita scorsa col Padova mi sono fatto trovare pronto, ho segnato e fortunatamente sto dando il mio contributo e stiamo trovando risultati positivi. Il mio ruolo naturale è quello magari che ho fatto più spesso ed è in un centrocampo 3 o mezz'ala destra o mezz'ala sinistra, però comunque essendo un giocatore strutturato, un giocatore difensivo, anche in un centrocampo a due mi trovo bene e posso farlo tranquillamente. Ci sono ovviamente aspetti negativi e aspetti positivi. L'aspetto positivo ovviamente è che è una squadra in difficoltà e quindi noi magari dovremo cercare di accentuare i loro lati negativi. Però l'aspetto ovviamente negativo è che devono per forza anche loro fare risultato, perché comunque mancano ancora tante partite e in un campionato così equilibrato può succedere qualsiasi cosa, sia in negativo che in positivo, da un momento all'altro, quindi dovremo fare una grandissima partita. È tutto per questa prima edizione del TG6. Prima di salutarci vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili sia sul canale YouTube della emittente che sul sito www.tv6.it. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo il prossimo appuntamento con il TG6 alle ore 19 e poi la terza edizione alle 23, ma anche che questa sera alle ore 21 c'è come ogni giovedì l'appuntamento con Velo, la trasmissione dedicata al mondo delle due ruote e della bicicletta. In studio, come sempre, in conduzione Jacopo Forcella e poi il patron della trasmissione Luciano Rabottini e i suoi ospiti. Davvero tutto, grazie ancora, buona giornata.